Ciao belle donne, allora, primo video della serie dedicata al vintage denim. Ho deciso di cominciare un po' perché leggo molto sul web questo grande amore, ci sono tantissime affezionate agli abiti delle vecchie collezioni, abiti introvabili, che si vanno a cercare su eBay, che si scambiano con le amiche, insomma vedo che c'è un certo fermento e quindi mi piace l'idea di poter condividere con voi anche quello che io ho gelosamente custodito nei miei armadi in tutti questi anni e ci sono anche dei pezzi particolarmente interessanti secondo me. Poi è chiaro, io ho le mie fisse, cioè io ho la fissa degli abiti fantasia, fiori, magari ho meno tubini, però insomma man mano che andiamo avanti lo vedremo. Stavolta cominciamo con le collezioni autunno-inverno, qualcosa anche del Natale ma non c'è molto e niente, io spero che vi piacciano, spero che mi possiate aiutare magari di alcuni abiti a recuperare qual è l'anno perché mi sono un po' confusa, la mia testa non funziona più tanto bene e commentate, ditemi cosa ne pensate, mandatemi magari anche le foto dei vostri pezzi vintage più interessanti, più belli, quelli che amate di più, così magari li unisco alla carrellata di foto che ho intenzione di creare, all'album che ho intenzione di creare e niente, il primo è questo. Penso sia una collezione Natale 2007-2008, taglio a vita bassa, arricciato, brillantini sulle tasche, manica lunga, bordino in tulle sulla scollatura, una fantasia viola, verde, nera e bianca, bellissimo. E che dire, questo è un abito che io amo moltissimo, non lo venderei per nulla al mondo, ho voluto mettere questo per la presentazione perché lo considero forse, non dico proprio quello che mi piace di più, però lo amo molto e aveva in dotazione anche una sciarpina che ovviamente io ho perso, non la trovo più, non so più dov'è, prima o poi salterà fuori, sempre dai fondi degli armadi, armadi che esplodono, armadi che camminano da soli, pieni di roba che non sappiamo più dove mettere. Queste sono gli abitini che ho scelto per rappresentare diciamo l'autunno, inverno, Natale fra i miei vintage. Io spero che vi piaccia, ci vediamo al prossimo video, un bacione! Comincio con questo dell'autunno 2007, è l'abito grigio in jersey con la finta camicia in raso, la parte della camicia è in un raso fantasia bellissimo con dei colori molto luminosi, grigio perla, e la balza in fondo è bordata da una striscia di gro con il fiocco. Questo è meraviglioso, è un abito a taglio intero molto scollato in questo tessuto tipo di lana leggera gardata. Una fantasia stupenda, molto grafica, con degli sprazzi di colore tipo viola, arancio. In fondo ha una piccola balza ed è dotato di una sottoveste in raso nero con il bordo in pizzo grigio. Io questo vestito lo adoro, è veramente stupendo. Penso sia dell'autunno 2009, però non sono sicurissima, speriamo di averci preso. Autunno 2010, un abito con il modello a vestaglia, tagliato sotto il seno, chiuso da un fiocco in voile grigio a fiori, romanticissimo. E anche questo rosa cipria è del 2010 ed è dolcissimo con questo taglio, queste ruche davanti. E anche questo mi sa che è il 2010, è un anno in cui penso di aver fatto proprio una strage. Allora, la fantasia è cashmere, il fondo è un rosa antico. E i disegni sono sul bordeaux, marrone, azzurro e bianco. Meraviglioso, ha delle ruche sul davanti e il taglio a camicia. Per questo abito si faceva letteralmente a botte. È un modello anni 60, un po' stile Pierre Cardin, fatto a chemisier, quindi con il collettino a camicia, le maniche ampie, un raso pesante stampato in colori piuttosto forti, bordi a contrasto, cioè è veramente, veramente un capolavoro questo vestito, mi piace tantissimo. È un abito da ragazza yeye degli anni 60, uno spettacolo. Questo invece del 2007 è in jersey pesante fantasia, molto scollato, con la vita bassa e lo spacco a petalo davanti. Bellissimo, molto sexy. E qui aiutatemi voi, è autunno 2006, vero? Allora, l'abito è in voile leggerissimo, fantasia bianco, grigio e fondo nero, con sotto la sottoveste con il bordo in pizzo. Romanticissimo e, come sempre, taglio impero e nastrini da allacciare sotto il seno. Fuori dalla
Questo invece è uno scamiciato del autunno 2010, è un modello a vestaglia incrociato che si chiude con dei laccetti che girano intorno alla vita. È in voile leggerissimo, fantasia, fiorellini molto fitti tipo provenzale, e ha in dotazione una sottoveste in color marrone scuro. Una delle mie grandi passioni, gli abitini a fiori di Danny. Fine della prima parte, grazie a tutte bimbe, un bacione!